Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. In cielo così in terra, Pater noster quesi in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Cielo, volume 3, 7 marzo 1900 e 9 marzo 1900, capitoli 47-48. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, ho dovuto girare e rigirare per trovare il benedetto Gesù. Per fortuna sono entrato dentro una chiesa e l'ho trovato sopra un altare dove si celebrava il divino sacrificio. Subito sono corsa e me lo sono abbracciato dicendogli: finalmente vi ho trovato, mi avete fatto tanto girare fino a stancarmi e voi state qui. E lui, guardandomi serio, non con la solita sua benignità, mi ha detto: questa mattina mi sento molto amareggiato e mi sento tutta la necessità di mettere mano ai castighi per sgravarmi. Ed io subito ho risposto:
Caro mio, non è niente, rimedieremo subito. Verserete in me le vostre amarezze e così resterete sgravato, non è vero? E lui, condiscendendo al mio dire, ha versato in me le sue amarezze. Dopo poi, tutta stringendomi a lui, come se si fosse liberato da un grave peso, ha soggiunto: l'anima conformata al mio volere mi sa tanto infiltrare nella mia potenza che giunge a legarmi tutto ed a suo piacere mi disarma come vuole. Ah, tu, quante volte mi leghi? E mentre così diceva, ha preso il suo solito aspetto dolce e benigno. Trovandomi un po' turbata sopra un argomento, la mia mente voleva andare vagando per assicurarsi sulla mia turbazione e così restarmene in pace. Ma il benedetto Gesù, volendomi contraddire il mio volere, mi impediva che potessi vedere ciò che volevo, e siccome io insistevo di voler vedere, mi ha detto: perché vuoi andare vagando? Non sai tu che chi esce dalla mia volontà esce dalla luce e si confina nelle tenebre? E volendomi quasi distrarre da ciò che io volevo, mi ha trasportato fuori di me stessa e cambiando discorso ha soggiunto: vedi un po' quanto mi sono ingrati gli uomini. Come la luce del sole riempie tutta la terra da un punto all'altro, in modo che non vi è terra che non gode il beneficio della sua luce, non vi è persona che può lamentarsi di essere priva dei suoi benefici influssi. Tanto è vero che il sole, investendo tutto l'universo per poter dare luce a tutti, lo prende come in sua mano e solo può lamentarsi di non godere della sua luce chi, sfuggendo dalla sua mano, va a nascondersi in luoghi tenebrosi. Eppure il sole, continuando il suo caritatevole ufficio, lascia da mezzo le sue dita mandargli qualche spiraglio di luce. Così la mia grazia è un'immagine del sole che dappertutto inonda le genti, poveri, ricchi e dotti, cristiani ed infedeli. Nessuno può dire di esserne privo, perché la luce della verità e l'influsso della mia grazia riempie la terra al pari del sole nel suo pieno meriggio. Ma qual è la mia pena? Nel vedere le genti che, attraversando questa luce ad occhi chiusi ed affrontando la mia grazia col torrente pestifero delle loro iniquità, fuorviando da questa luce, volontariamente vivono in luoghi tenebrosi in mezzo a nemici crudeli. Essi sono esposti a mille pericoli perché, non avendo la luce, non possono conoscere chiaramente se si trovano in mezzo ad amici o nemici e sfuggire dai pericoli che li circondano. Ah, se il sole avesse ragione e dagli uomini si potesse fare questo affronto alla sua luce, e taluni giungendo a tale ingratitudine che per indispettire non vedere il suo calore si chiaverebbero gli occhi e così restano più sicuri di vivere nelle tenebre, ah, il sole invece di mandare luce manderebbe lacrime e lamenti di dolore da mettere sotto sopra tutta la natura. Eppure ciò che si avrebbe orrore di rendere la luce naturale, gli uomini giungono a tale eccesso da affrontare in modo tale la mia grazia. Ma la mia grazia, sempre benigna con loro, in mezzo alle stesse tenebre e alla follia della loro cecità, manda sempre barlumi di luce, perché la mia grazia mai lascia nessuno, ma l'uomo volontariamente ne esce da essa. E la grazia, non avendola l'uomo in sé, cerca di seguirlo con i barlumi della sua luce. Mentre ciò diceva, il dolce Gesù era estremamente afflitto ed io facevo per quanto potevo per consolarlo, pregandolo di versare in me le sue amaritudini. E lui ha soggiunto: compatisci se ti sono cause di afflizione, perché di tanto in tanto mi sento non è tutta la necessità di sfogare in parole il mio dolore sull'ingratitudine degli uomini, con le anime mie dilette per muovere il loro cuore a ripararmi in tanto eccesso e da compassione degli stessi uomini. Ed io, Signore, quello che vorrei è che non mi risparmiate di partecipare alle vostre pene. E volendo io stessa più dire, è scomparso ed io sono ritornata in me stessa. Allora, gli insegnamenti di questi due paragrafetti, capitoletti, sono molto belli e molto importanti. Il primo riprende un pochino un eco di quanto meditato nell'ultima meditazione, cioè gli effetti che una grande unione con la volontà di Dio produce non soltanto nell'anima, ma anche nel rapporto che quest'anima ha con Gesù, in particolare l'ascendente, chiamiamolo così, che un'anima di tal genere ha su Gesù. Ecco, fino al punto
da fermarne in un certo senso la mano. Ecco, nel primo paragrafetto si vede che Gesù, tristissimo per il peccato degli uomini, dice che sarebbe necessario inviare qualche castigo. Lui si dice: non c'è nessun problema, versa in me le tue amarezze e non mandare castighi a nessuno. E Gesù accondiscende a questa cosa. E poi spiega la motivazione, poi lo vedremo tra pochissimo. Mentre il secondo capitoletto è tutto quanto fondato su una grande metafora, che è quella del sole, che è un'immagine molto cara, chiamiamolo così, al mondo della divina volontà, e che Gesù in qualche modo paragona alla luce della verità che lui è, e all'influsso della grazia, tutti e due, ecco perché noi sappiamo benissimo che la nostra vita interiore e la nostra vita di fede si regge primo appunto sulla luce della fede, cioè il nostro intelletto deve sapere cosa credere, cosa è vero, cosa è falso, cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto e cosa è sbagliato, e questo è il primo passo. Ecco, solo che questo primo passo non basta, perché dopo aver visto tutte queste cose bisogna agire di conseguenza. E per agire in maniera conforme al volere di Dio ci vuole la grazia. Quindi non basta sapere le cose, questo è un errore che si chiama tecnicamente in teologia l'intellettualismo etico. Cioè, se tutti gli uomini sapessero qual è la volontà di Dio, sicuramente nessuno peccherebbe e tutti andrebbero in paradiso. Questo è falso, questo qui. Perché se Dio non concedesse la grazia a tutti gli uomini che, approcciandosi alla verità, desiderano vivere in un certo modo, nessuno lo potrebbe fare. Questa è una verità di fede a sua volta. Eppure, diciamo così, il contesto l'ambientazione di questo capitolo è drammatico, nel senso appunto, cioè, Gesù paragona gli uomini ad una banda, come dire, di scriteriati che, se potessero, cioè pur di non vedere la luce del sole, chiuderebbero gli occhi davanti, d'accordo? E pur di non ricevere la grazia, si avvoltolerebbero, quindi peccando all'impazzata dentro un mare di iniquità. E qui Gesù fa un lunghissimo discorso, fa una grande spiegazione. Anzitutto questo il mare, diciamo così, di disastro che questo comportamento causa agli uomini stessi, e insiste tantissime volte sul fatto che sono loro, gli uomini, a essere l'unica causa dei loro problemi. Usa diverse espressioni, le vorrei adesso rivedere. Eccone una. Nessuno può dire di esserne privo perché la luce della verità e l'influsso della mia grazia riempie la terra al pari del sole nel suo pieno omeriggio. E la mia pena sta nel vedere le genti che traversano questa luce ad occhi chiusi e volontariamente vivono in luoghi tenebrosi. Attenzione al volontariamente. E ricordiamo sempre che, non mi stancherò mai di dirlo a sufficienza, ecco, queste considerazioni che Gesù offre alla nostra attenzione sulla divina volontà sono sempre una grandissima responsabilizzazione della libertà e dell'individualità del singolo, cioè che lui è un'anima unica, irripetibile, che si trova davanti a Dio e che deve prendere una posizione di accoglienza o di rifiuto dinanzi a lui. Posizione che chiaramente è una posizione responsabile, perché andare in una direzione o in un'altra comporta effetti molto differenti.
Eppure, nonostante questo, Gesù dice che continua a seguirci. La mia grazia non lascia nessuno ancora lo stesso tema, ma l'uomo volontariamente ne esce da essa. Quindi la grazia richiede il consenso e l'accoglienza da parte dell'uomo, sia quando viene, come dire, infusa, sia quando occorre perseverare nel bene per conservarla. Si rimane liberi in qualunque momento di dire basta, mi sono stancato, mi sono scocciato, non voglio più vivere in comunione con te. Immediatamente la grazia si ritira, la volontà nostra si viene, tra virgolette, restituita e evidentemente senza poter sfuggire allo sguardo di Dio e all'idolo sotto i suoi occhi possiamo agire come meglio crediamo, sapendo che tutto questo comporta delle sofferenze. Ecco, tutto questo discorso che Gesù fa a Luisa, e questa è un'altra cosa impressionante, lo fa come sfogo. Cioè, impressionante, no? Consolare gli afflitti è un'opera di misericordia spirituale, no? Quindi ascoltare semplicemente gli sfoghi sofferenti di una persona che soffre è una grande opera al cospetto di Dio. Eppure Gesù, ecco, con le anime sue dilette, si sfoga. È impressionante questa cosa, dobbiamo fissarla. Parla, condivide il suo dolore, lo fa. Ecco, noi non dobbiamo sorvolare rapidamente oppure fare finta che non esista questo brano, semplicemente perché potrebbe sembrarci strano o perché non abbiamo esperienza di una cosa di questo genere. Gli scritti di Luisa erano destinati, questo Gesù lo sapeva molto bene, alla divulgazione pubblica, non sono semplicemente un resoconto intimo del suo rapporto con Gesù. Ecco. Molte cose, cioè, le cose sono scritte per tutti e quindi significa che Gesù voleva che fosse conosciuto anche questo particolare, quindi non lasciato nella sfera intima di Luisa. E questo ci sprona, da un lato, a crescere nell'amicizia con Gesù, un'amicizia di amore, non accampando, diciamo così, a pretesto il fatto che non ce l'abbiamo avuto mai, che fino a ieri siamo stati dei grandi peccatori o tutte le altre cose. Gesù invita l'uomo alla pienezza dell'amicizia con lui. Lo dice anche nel Vangelo di San Giovanni. Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici, dice 12, perché vi ho trasmesso tutto quello che ho conosciuto dal Padre mio. È chiaro che questa intimità, Gesù non è che la riserva a tutti, ma la riserva alle anime che se ne rendono in qualche modo degne. Cioè un'anima che non soltanto ha messo risolutamente Gesù al primo posto, ma si sforza di lasciarlo sul trono dove l'ha fatto sedere e di crescere sempre di più nell'amore e nella confidenza con lui. Quando questo c'è, Gesù si comporta veramente da amico intimo. Una cosa molto importante che dobbiamo imparare nella nostra esistenza, qui apro una piccola parentesi, vedete, Luisa non ha chiesto assolutamente nulla, è Gesù che ha preso l'iniziativa ed è andato sul suo cuore, perché sapeva essere il cuore di un'innamorata, sapeva essere un cuore affidabile, a sfogarsi. Nei rapporti tra amici questa cosa può succedere,
Quindi nel rapporto tra amico, l'amico per antonomasia è una persona intima. Ecco, però quando stiamo tra due esseri umani, di sesso maschile o di sesso femminile, e più raramente di sesso maschile e femminile, perché i santi scherzavano, Santa Teresa dice io sono molto amica di San Giovanni della Croce, ma tra noi due c'è un muro di cemento armato, insomma, no? Quindi bisogna sempre ricordare questi piccoli particolari. Ecco, però l'amicizia è una cosa bellissima. Però anche questa amicizia con Gesù, che è normativa per noi, ci ricorda che non è amicizia l'eccesso di confidenza, l'indebita confidenza o la mala creanza. Spiego. Qui Gesù ha iniziato lui a raccontare tante cose, perché addirittura Luisa si stava lamentando, nel secondo capitolo che abbiamo letto, di tante situazioni, insomma, di sofferenza, di sue, insomma, turbamenti, d'accordo? E Gesù ha cambiato discorso ed è stato lui stesso a condividere con lui con lei, scusate, il fatto di sentire questa voglia di metterla a parte delle sue sofferenze. Ecco, allora, tra amici ci si può aprire l'uno con l'altro, no? Quindi ci si può liberamente e volontariamente condividere pene, sofferenze e tribolazioni. La cosa fondamentale è che non si facciano mai, meno che mai in un'amicizia spirituale, io questo lo dico perché so ciò di cui parlo, domande indiscrete, domande intime, domande personali, cioè questo modo di trattare insomma tra gli esseri umani che non ha nulla di soprannaturale e non è lecito né consentito nemmeno, anzi meno che mai, in un ambito diciamo così chiamiamolo di amicizia nobile, di amicizia spirituale, di amicizia soprannaturale, cioè anche qui Gesù prende l'iniziativa di voler condividere questa cosa. Non è che Luisa comincia a fargli una marea di domande indiscrete, d'accordo, a Gesù. È lui che fa questa cosa. Ed è lui che dice: guarda, io con le anime dirette sono io che ogni tanto sento la necessità di sfogare in parole il mio dolore sull'ingratitudine degli uomini. Certo, magari ogni tanto Luisa, nell'amore verso Gesù, quando lo vedeva un pochino così, gli chiedeva: che hai, amore mio? D'accordo, questo si può dire, però la domanda diretta, indiscreta, su cose intime o personali, non ha assolutamente nulla di soprannaturale. E anche nel nostro rapporto con Gesù, allora, Gesù era luce del mondo, ci ha spiegato, no? La luce del mondo vuol dire che con la sua sapienza, con la sua divinità, illumina la nostra mente e ci rende edotti, ci chiarisce tante cose, ci spiega tante cose, ci fa comprendere tante situazioni, no? Ecco, però un conto è quello che, allora, noi possiamo diventare indiscreti nei confronti di Gesù, noi stessi, e l'indiscrezione nei confronti di Gesù si esplica nella curiosità. Cioè si cominciano a rivolgere al Signore domande, spiegazioni, richieste di spiegazioni, o su cose inutili o su cose più grandi di noi, oppure su cose che Dio stesso ha deciso nella sua sovrana, sapienza di occultare agli esseri umani. Ecco, quindi l'entrare in questa logica, in questo vortice, non è affatto sintomo di un rapporto intimo sano con Gesù, ma viceversa
manifesta una patologia nel nostro rapporto con il Signore. Cioè, noi siamo aperti alla sua luce. Su tante questioni certamente possiamo chiederlo, no? Però, lo dico, faccio qualche esempio, quando si comincia ad indagare i misteri, le cose, o soprattutto si comincia a pensare al futuro, si fanno domande del tipo, ah, e com'è il purgatorio, e com'è l'inferno, cioè lo sappiamo più o meno com'è il purgatorio, com'è l'inferno e com'è il paradiso, non sappiamo chi ci sta, ma sappiamo più o meno com'è. Oppure sul futuro, le persone si vanno a prendere le ansie, si cominciano a pensare, a volte anche con tutto quello che sulla rete si trova di tutto e di più, no? Cominciano ad angosciarsi perché nel futuro succederà questa cosa brutta, allora bisogna sapere, bisogna capire. Cioè, il futuro Dio ha voluto che fosse nascosto ai nostri occhi. Se no ce lo dire, cioè la conoscenza degli eventi futuri è un dono straordinario che Dio fa a poche persone molto equilibrate, con molto cervello, d'accordo? Quando vuole, come vuole e quanto vuole. Ma di per sé la conoscenza del futuro è proibita agli uomini. Tanto è vero che le arti magiche che cercano di prevedere in qualche modo il futuro sono proibite dal primo comandamento sotto pena di peccato mortale. Così, per le curiosità morbose sui morti, dove stanno i nostri morti? La divinazione, che è l'evocazione dei morti, è un peccato mortale. La seduta spiritica, che è un ambiente dove si invocano disordinatamente i morti, è un peccato mortale. D'accordo? Perché nostro Signore non vuole, cioè. Ma che fine ha fatto mio padre e mia madre? È vero che de delle volte nel corso della storia della Chiesa, anche recentemente, ha mandato delle anime che avevano la grazia di poter vedere le anime del purgatorio e potevano dare un conforto e una consolazione. Però questo è un dono gratuito che il Signore fa in certi momenti storici, lo sa lui perché, ma non può diventare una nostra pretesa. Per un motivo molto semplice, perché, per esempio, tanto per capire, se io venissi a sapere qui su questa terra che un mio familiare stretto fosse dannato, a me prenderebbe un infarto, cioè starei malissimo, forse non reggerei una notizia di questo genere. Come insegnano i maestri di spirito, se io questa notizia la venga a sapere quando mi trovo in paradiso, anche se c'è una persona cara che è dannata, non mi fa né caldo né freddo. Questo bisogna crederlo per fede. Allora, non è che il nostro Signore non vuole farci contenti o ci nasconde le cose tanto per il gusto di, ma quando non vuole che tu sappia una cosa è perché quella cosa non ti fa bene saperla adesso. E quindi non devi indagare o curiosare, cioè l'indagine, il curiosare è sempre peccato, sia che riguardi Dio come oggetto che riguardi le singole persone. Invito anche chi ascolta questa meditazione, quando qualcuno fa qualche domanda indiscreta o comincia a entrare dentro un ambito dove nessuno l'ha autorizzato a entrare, si faccia delicatamente notare, dico, non si può rispondere, questi sono affari miei perché si manca alla carità, però caritatevolmente bisogna far comprendere alla persona, ma anche se fosse una cosa che la si volesse dire. Io te la dico quando decido io, non te la dico in risposta a una tua domanda, perché solo farla quella domanda è già cosa che non si deve. Quindi attenzione che la confidenza, ecco, non deve mai diventare la madre della mala creanza, né nei nostri rapporti con Dio, d'accordo? Perché certamente Dio vuole una grande intimità, vuole un grande rapporto di amore, vuole una grande confidenza con Lui, ma non vuole mai. D'accordo? Che noi travalichiamo gli ambiti della nostra dimensione creaturale andando a cercare di sfondare porte che lui ha chiuso, e che se le dovesse aprire, le apre se vuole, quando vuole, con chi vuole, quanto vuole, lo decide lui, non lo forziamo noi. È anche il motivo per cui tante volte abbiamo detto non si possono chiedere al Signore grazie straordinarie. Lui le dà a volte, ma è Lui che sceglie a chi, dove, come, quando. Non possiamo farci nulla, né possiamo assolutamente per nessun motivo metterci in testa cose del genere. Stessa cosa vale nei rapporti di intima amicizia con i nostri fratelli e sorelle.
Ripeto, un'amicizia soprannaturale che è un grande dono del Signore, un'amicizia spirituale, un'amicizia in Gesù, in Maria, richiede da parte degli amici un profondo rispetto reciproco. Le condivisioni che ci fossero sono sempre ed esclusivamente di tipo volontario. Io condivido con te quello che ritengo giusto condividere con te, quello che il mio cuore mi porta a condividere con te, ma tu non hai nessuna legittimazione a estorcermi confidenze, ecco. E non lo devi fare per nessun motivo. E ripeto, quando questo si dovesse fare, io ritengo che sia divina volontà che gli interlocutori delicatamente lo facciano notare. Perché la perfezione, che i modi divini, ecco, cioè vivere nella divina volontà vuol dire, non dimentichiamo mai, operare da Dio. E quindi il criterio di riferimento e anche l'esempio supremo è quello divino. Le nostre azioni non possono essere umane. Noi non possiamo agire, se vogliamo entrare nel regno del divino volere, come dire, degli esseri umani, anche buoni, anche bravi ragazzi, anche brave persone qualunque, ma che agiscono semplicemente in modo umano, cioè cose che nello stile di vita comune sono magari normali o tollerate, per noi non lo sono. Se vogliamo vivere nel regno del divin volere, non possiamo mai abbassare la nostra dignità di figli di Dio su modulazioni e relazionalità troppo umane, mai. E lo Spirito Santo, io spero che ci illumini tutti a far comprendere bene l'importanza di queste cose. Sarebbe per noi molto bello, Divina Maria, ecco, entrare senza voler sfondare le porte ovviamente nel tuo cuore, vedere uno solo dei tuoi giorni e imparare da te, ecco, la delicatezza, la soprannaturalità dell'agire, ecco, i tuoi rapporti intimissimi con il Signore, profondissimi, che non è dato a creatura umana comprendere e contemplare, sicuramente erano vissuti dentro questo orizzonte di immensa riverenza e rispetto che tu sempre conservavi nei confronti della divinità, anche nei confronti di tuo figlio bambino, senza nessun dubbio. E anche il tuo rapporto con il prossimo certamente era divino. Nessuna creatura più dolce, più affabile, più prossima, ecco, più caritatevole, più misericordiosa di te, ma nessuna creatura più riservata al tempo stesso di te. Specialmente in questa nostra società, ecco, dove tutto diventa facilmente pubblico, a volte viene sbandierato e esibito addirittura, esposto alla pubblica, chiamiamola contemplazione, che poi a volte è ammirazione, a volte è emulazione, a volte è contestazione. Ecco. C'è bisogno, Divina Maria, di un pochino di molta moderazione in queste cose e di un buon esame di coscienza per comprendere bene l'uso che noi facciamo anche dei doni che il Signore ci ha dato. Per nessuno come per te era vero che quando un'anima si lega al volere di Dio la disarma. Lo diserma come vuole, tu sei l'esperta in questo. E noi speriamo con il tuo aiuto di diventare intimi del Signore Gesù e anche con le nostre povere offerte e preghiere di contribuire, ecco,
al bene del mondo, ad una rinnovata effusione di grazia sul mondo e sulla Chiesa e al trionfo del tuo cuore, addolorato e immacolato. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.